Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Un nuovo video dal vostro Nicola De Lucia per parlare di wrestling e soprattutto di WWE, perché gennaio per la WWE è il mese in cui si inizia il percorso per arrivare poi ad aprile allo showcase dell'Immortale a WrestleMania. Ma appunto, soffermiamoci su questo mese di gennaio, dove come evento speciale pay per view principale della federazione ci sarà l'omonimo pay per view che prende il nome poi anche per le serie che ci sono di Royal Rumble edizione 2020. Dove oltre alle due risse reali, quella maschile e quella femminile, al momento abbiamo The Fiend Bray Wyatt vs Daniel Bryan, match singolo valido per il titolo WWE Universal Championship, Becky Lynch contro Asuka, match 1 contro 1 valido per il titolo femminile di Raw. E Roman Reigns vs King Corbin in un'ennesima sfida tra loro uno contro uno, dove chi sta seguendo le ultime vicende, e anzi, vi dirò, so che non faccio bene, però Robert Roode, per esempio, è ritornato dalla sospensione di 30 giorni per la trasgressione del Wellness Program. Altri grandi ritorni come il gigante buono The Big Show a Raw, a SmackDown settimana scorsa John Morrison, conosciuto ad Impact Wrestling come Johnny Impact, e famoso tag team partner con The Miz, Mike Mizanin il Magnifico, gli Usos. Poi abbiamo un Braun Strowman che spero tanto, lo dico già da oggi, sabato 11 gennaio, voglio assolutamente che lui abbia il match titolato contro Shinsuke Nakamura per la nuova cintura intercontinentale prodotta dalla federazione. Che insomma, cioè, Braun Strowman sì, ha sciupato molte occasioni, però mi sembra che ora più che mai abbia bisogno di un titolo. E quale occasione migliore può essere se non quella della Royal Rumble? Voi che ne dite? Intanto, nelle due risse reali, partiamo da quella del gentil sesso femminile, ha per ora solo tre partecipanti. Ovvero la prima, The Queen Charlotte Flair, che ha annunciato la sua partecipazione alla rissa reale il 30 dicembre 2019 nell'ultima puntata live di Raw del 2019. Nella notte passata SmackDown, Friday Night SmackDown, Alexa Bliss e Nikki Cross hanno dato la loro adesione alla rissa reale. Mentre per quella maschile abbiamo il primo partecipante dichiaratosi pronto fu Roman Reigns il 3 gennaio, a seguire a Raw il 6 gennaio il campione WWE Brock Lesnar, che apro parentesi, ci sono vari rumors tra cui Drew McIntyre, Tyson Fury, Kane Velasquez, per me il più pronto, secondo me, ad avere un palcoscenico importante alla Royal Rumble e poi a WrestleMania deve essere lo scozzese Drew McIntyre. Speriamo che sia così. Poi, oltre a Brock Lesnar e Roman Reigns, abbiamo AJ Styles, Eric Rowan, la Vipera, Randy Orton, Re Mysterio, Ricochet, appunto Drew McIntyre, e nella notte passata a SmackDown annunciati Elias, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis e Tucker. Che altro possiamo dire? Ecco, per esempio, se devo dirla tutta,
Questa storia è un po' abbastanza intricata e intrigante tra Lana, Bobby Lashley, Rusev, Liv Morgan. Come si dice, alla fine andranno a parare su un obiettivo particolare. Strapela da qualche voce di corridoio che però potrebbe essere anche un po' fasulla, che appunto Bobby Lashley, il suo Bobby Lashley, è la bellezza del Sud Lana. Potrebbero affrontare a WrestleMania Liv Morgan, che si è presentato con una nuova personalità, un nuovo personaggio, è Rusev, che ricordo lunedì prossimo risponderà a Bobby Lashley dopo la vacanza al mare, beato lui. E quindi niente, siamo al momento a 5 incontri dichiarati ufficializzati per Pay-Per-View Royal Rumble. Ovviamente lo show presumo che dovrebbe durare almeno 3 ore e mezzo, 4 ore. Ricordiamo sempre in diretta sul network a partire dalla 1 di notte di domenica 20, 26, nella notte tra domenica 26 gennaio e lunedì 27. Ovviamente anche in diretta su Sky Sport a previo pagamento di un ticket con il commento in italiano del Godzilla Luca Franchini e del Bardo Michele Posa. Ma spero che la card si arricchisca ancora di più. Non dimentichiamoci che comunque, apro una piccola parentesi, ormai NXT è diventato il terzo brand della WWE, quindi che poi comprende al suo interno anche NXT Gran Bretagna, tra cui poi domani nel pomeriggio, ora italiana, fino alla prima serata, si terrà la seconda edizione di NXT UK Takeover Blackpool, tra cui spunta il main event tra Walter e Coffey per il titolo massimo di NXT Gran Bretagna. E invece cioè rimanendo sul mese di gennaio, il giorno prima di Royal Rumble non ci sarà come di consueto un NXT Takeover, ma la seconda edizione di Worlds Collide, ovvero appunto questa collisione, questo scontro tra NXT l'originale ed NXT United Kingdom. Al momento i match annunciati sono la grande battaglia di stable tra la Imperium con Alexander Wolf, Fabian Aichner, Marshall Bartel e Walter contro l'Undisputed Era con il massimo campione di NXT Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly e Roderick Strong. Poi attraverso WWE Now sono stati ufficializzati anche Rhea Ripley vs Toni Storm, titolo incontro valido per il titolo NXT conquistato alla fine di dicembre da Rhea Ripley ai danni della super recordata Shayna Baszler, che penso sia una di quelle sorprese della Royal Rumble femminile, almeno così si pensa, e Finn Balor contro Ilja Dragunov. Un Dragunov russo, credo sia russo, però insomma, fa vedere i sorci verdi.
Bene, detto questo, ovviamente ritornando alla Royal Rumble, siamo a metà percorso, diciamo, mancano ad oggi 15 giorni esatti, 2 settimane, e poi ovviamente ci sarà il video, farò un video dedicato appunto a quelli che saranno i prospetti imminenti con la card completa e anche tutti gli atleti e le atlete che parteciperanno alle risse reali, alle Royal Rumble Match. Bene, vi ringrazio tutti. Il mio canale è sempre attivo. Cioè quando magari pubblico di meno e quando pubblico di più. Comunque, se vi piace questo video potete guardarlo, commentare, piacciarlo, fate quello che vi va. Grazie a tutti, buon fine settimana e buona domenica e sempre viva lo sport, viva la disciplina e in questo caso specifico viva il wrestling. Alla prossima, ciao!